Internet Festival. Forme di futuro. L'Internet Festival si è aperto giovedì 6 ottobre ospitando una delle menti più brillanti e originali dei nostri tempi, il media guru Geert Lovink. Allo studioso olandese teorico delle comunità virtuali, famoso per il suo incrollabile ottimismo, abbiamo chiesto di spiegarci il titolo del suo ultimo libro, che ha presentato in anteprima a Pisa, L'abisso dei social media. Yeah, of course, it's a little bit dark, right? Because you are an optimist. Il titolo sembra un po' cupo, ma io sono un attivista. Mi interrogo sui modi possibili in cui le cose possono cambiare. La storia di Internet non è finita, è fatta da noi e noi possiamo cambiarla. Non possiamo considerarla come una cosa garantita o dovuta. È un ambiente fluido, noi possiamo discuterne e cambiarlo. E questa è una buona cosa. In Europa specialmente abbiamo moltissime possibilità, soprattutto le persone più giovani possono cambiare le cose e trasferirsi su altre piattaforme che hanno costruito loro stessi. Diventare sempre più coinvolti, non solo farsi selfie, questo non è abbastanza. È possibile oggi vivere al di fuori dei social network? Prima di tutto bisogna distinguere tra social network e social media. Penso che possiamo vivere tranquillamente senza Facebook e Twitter, rimanere dentro Internet ed usarlo per fare rete. Il problema con i social media è che sono ristretti, non possiamo vivere senza di loro, ma richiedono molto impegno da parte nostra per partecipare e quindi c'è una forte pressione sociale. These days to participate in them, so there's a lot of social pressure. Quale sarà il futuro del giornalismo contemporaneo? Si può dire che il giornalismo è morto? No, I don't think so. What is dead are the non penso proprio. Models, the way to make money. Quello che è morto è il modo di fare soldi. Il giornalismo non è morto. Quello che è morto è il modello di business dei giornali. Quello che fanno i giornalisti, informare i cittadini, fare ricerche, andare oltre la realtà e non solo, riportare qualcosa che esce su Twitter. Questo è ancora importante. Il vero giornalismo deve ancora porsi delle domande e scavare. Dobbiamo trovare nuovi modi per pagare i giornalisti perché il futuro del giornalismo è molto importante. E questo è importante anche per il futuro della democrazia, perché non c'è democrazia senza giornalismo indipendente. Un'ultima domanda, dopo Facebook, Twitter, Instagram, qual è la nuova next big thing in Internet? After Facebook, after Twitter, after Instagram. The disappearance of Internet. That's very clear because, è la scomparsa di Internet. Internet sta andando sempre di più sullo sfondo. Diventerà quasi scontato, sarà sempre più parte della vita di tutti i giorni, una cosa quasi automatica. Sarà sempre lì, come l'elettricità. Potrei chiederti perché non parliamo di elettricità in questa intervista, è perché la diamo per scontata, come l'acqua o le altre cose. Ovviamente Internet diventerà parte del mondo materiale, della vita di tutti i giorni. Adesso l'attenzione è tutta per il cosiddetto Internet delle cose, cioè come tutte le cose che ci circondano saranno connesse fra loro. Internet Festival. Forme di futuro.